Ragazzi, questo lo conosciamo. Buongiorno a tutti. Io ho da fare un paragone oggi. E penso che quando sarà finito un gusto che mi piace molto, non me lo farò più preparare. Perché? È semplice. Limone e ribes nero della Froiz, ok? Che conosciamo tutti molto molto bene, d'accordo? D'accordo, ok. Non si vede granché, aspettate, ok, bene o male si vede, bene o male si vede. Questo è quello che mi sono fatto preparare perché l'avevano terminato. Questo è il suo flacone originale, d'accordo? Questo ovviamente con la mela, il solito con la mela, che ancora deve finire, anzi è quasi finito. E d'accordo. Tank della Liaf, l'ultimo rimasto, con la coil sana. Perché? Vi dico, dei malasiani l'ho buttati, buonissimi, ma buttati. Tre sfavate ieri, mi ha bruciato 4 coil. Di 4. Vabbè, le 4 tank differenti. Cioè, 3 della smoke e 1 di questo. E meno male che è di questo. C'ho un'altra resistenza trovata così per caso. Poi oggi andremo a comprare le resistenze. Comunque, torniamo a noi. Che quello da smoke è la meglio di questo della Liga. Torniamo a noi. Facciamo la recensione del liquido in sé per sé. Ok, di vapore ne fa 60 watt, ci stanno del twerm, è sempre del twerm, gli twerm. Però c'è un però, sciapo e blando. Sono 3 giorni che sta a riposo, fermo da una parte. Gli dice dai 3 ai 5 giorni si può svapare. Oggi è il 4° giorno, vediamo se domani sa di qualcosa ancora di più questo gusto del limone e ribes nero. Altrimenti svaperò una cosa blanda per questa volta, ma per prossimo, caro amico mio, non c'è so crisi e madonna, mi devi far trovare tutta la linea, non te ne manca a ribes nero e limone, oppure lampone a fragola, te manca, oppure quell'altro, uva e pesca bianca,
la pesca, no, gialla, scusate. Siamo avanti Covid. Vabbè, detto ciò, torniamo allo Zeus X-Mesh con cola e mela della Fruiz. Sempre a 60 watt, ma la Roma è tutta un'altra storia, e te lo svapo sicuro. Ciao ragazzi.